Siamo al 48esimo circolo didattico Madre Claudia Russo della periferia orientale di Napoli, quartiere Barra. Siamo qui per la maratona Telethon, 5 giorni di eventi sociali e culturali dal 10 al 15 dicembre. Siamo con la dirigente scolastica del 48esimo circolo didattico Madre Claudia Russo, la preside Rosa Siccia. Buonasera. Buonasera. Allora, preside, anzitutto concetto per Telethon, un evento straordinario che coniuga solidarietà e anche divertimento da parte dei bambini. Ecco, come nasce la collaborazione con Telethon e come si sviluppa questa collaborazione? Ma è nata diversi anni fa, partecipando appunto alla raccolta dei fondi in una giornata. E portai io stessa un primo contributo raccolto in quella circostanza di poche centinaia di euro, tra 120 euro, è stata la nostra prima raccolta. Da quel momento, incontrando il dottor Manzi della BNL, abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità che la scuola potesse diventare un polo per rendere la manifestazione non isolata, ma incardinarla anche nelle attività didattiche. E così è stato. Sono alcuni anni che per una settimana si svolgono una serie di eventi anche durante l'attività curricolare per consentire agli alunni di viversi dal di dentro questa occasione di avvicinamento non solo ad un evento di solidarietà, ma anche un evento formativo, perché l'intento è di far passare poi il messaggio fondamentale che il contributo va alla ricerca e alla ricerca deve esserci anche un contributo in termini, come dire, culturali e quindi formativi. La nostra speranza è che magari da questa scuola fra qualche anno ci sarà, che ne so, uno scienziato, un ricercatore che possa contribuire ancora nel tempo per questa causa. Appunto, quanto è importante in un quartiere come Barra un evento del genere, una collaborazione con Telethon? È molto importante. Territori come questi, che sono così difficili, anche c'è molto senso comune intorno a questi territori, perché io ho imparato in questi 6 anni a conoscerlo abbastanza dal di dentro, rendendomi conto che c'è molto senso comune intorno a questo territorio come ad altri. Cioè, si pensa solo che Barra è sinonimo di deprivazione, di criminalità, di camorra e di tutto quanto di negativo ci possa essere. Purtroppo sono realtà che esistono, ma che non sono l'unica caratteristica di questo territorio. E forse, ecco, il voler insistere, il voler investire in determinate iniziative vuole anche essere un modo per dire ci sono risorse positive in un territorio difficile che possono, ecco, portare al territorio stesso una possibilità di riscatto e di rilancio. Domanda. BNL da 21 anni è partner di Telethon. Perché questa scelta? Perché appunto la scelta di affiancare la maratona Telethon, una campagna di raccolta fondi per la ricerca come Telethon? È stata essenzialmente una scelta, diciamo, di natura pratica e anche aziendale di 21 anni fa, quando Telethon è venuta in Italia, insomma, è stata trasferita dalla Francia in Italia e c'era bisogno di una banca ufficiale che diciamo, raccogliesse i fondi e che partecipasse alla maratona televisiva. BNL si propose e quindi diciamo, è rimasta per 21 anni. In testa diciamo, a queste classifiche, se vogliamo dire così. E quindi abbiamo abbracciato anche noi, tutti i dipendenti, per la verità da 21 anni, abbiamo abbracciato questa causa come se fosse anche nostra. Quindi anche i miei colleghi sentono molto questa vicinanza al mondo della solidarietà e ne siamo ben consapevoli, è una cosa che facciamo a titolo puramente gratuito, ovviamente. Ed è nato da allora questo entusiasmo perché abbiamo conosciuto una realtà molto drammatica, però noi cerchiamo di aiutare. In un paese dove la ricerca è un po' calpestata, diciamo così, quanto è importante Telethon? Telethon è importantissima perché abbiamo dei ricercatori anche a Napoli di primissimo ordine e insomma molte volte questi ricercatori erano costretti ad andare fuori, adesso anche con i finanziamenti che sono, grazie alle raccolte che si fanno e alla generosità dei cittadini ovviamente, questo consente loro di restare in Italia e quindi di affacciarsi e di mettere in pratica, diciamo, i risultati del loro intervento. Siamo con Anna Di Matteo, presidente e responsabile dell'associazione Boomerang Napoli. Ciao Anna. Ciao.
Allora, ci spieghi un pochettino come funziona l'associazione, come interviene nella città? Sì, noi nasciamo da un gruppo di genitori che comunque si sono riuniti per dare un segno positivo alla nostra zona, che come sai è molto carente, molto disagiata, e con un'attenzione particolare verso l'educazione dei bambini. E attualmente noi stiamo portando avanti ormai da 10 anni il nido per il progetto dei nidi di mamme, che funziona su due ambiti, quello dell'educazione dei bambini e quello del recupero di donne disagiate. Al momento purtroppo questo progetto si è alla conclusione per mancanza di fondi, come tanti altri progetti. E la nostra attenzione è comunque sempre rivolta anche ai ragazzi che una volta noi prendevamo dalla strada, adesso invece tendiamo a prendere questi bambini dal computer e dargli dei motivi di socializzare, di socializzazione con gli altri colleghi. Vabbè, insomma il cammino è ancora lungo. Sì, infatti. Ma sempre qui dal 48esimo circolo di Barra con il maestro Ciccio Capasso, a cui chiediamo subito un commento sulla manifestazione appena conclusa. Ma io deduco che è stata una gran bella manifestazione. Intanto perché dai bambini nasce tutto, bisogna preparare i bambini, farli crescere con una cultura sana. Dato certe realtà che purtroppo esistono nella nostra terra. E sono contentissimo, intanto perché questi bambini cantano in un modo splendido, diretti anche da un maestro seriamente intelligente. E niente, poi anche della dirigente scolastica che fa di tutto affinché questo circolo abbia una sua forza, perché la cultura è proprio la base poi della vita. Quanto è importante il connubio tra musica e manifestazioni di questo genere per la ricerca? Ma è importante perché la musica è un sentimento come l'amore, la ricerca secondo me è amore.